Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo arrivati al settimo episodio di Magic Rampage. Dunque, nell'episodio precedente, anzi alla fine dello scorso episodio, ci eravamo lasciati con questi due bellissimi occhioni che ci osservavano attraverso il portale. E allora oggi vediamo di scoprire a chi appartiene quello sguardo così penetrante. Dunque, intanto vediamo che cosa c'è da questa parte. Allora, ci sono i vasi, rompiamo i vasi. Ecco, vedete, abbiamo già trovato il primo diamante. Area segreta. E poi qui cosa c'è? Ok, lo rompiamo noi. Perfetto. Vediamo se c'è altro, ma credo che possiamo proseguire. Allora, non è ancora morto. Ok, adesso l'abbiamo sistemato. Qui c'è uno scheletro. Via, 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 via. Tieni, tieni, è quello che ti meriti. Ok, lo abbiamo sistemato. Allora, dobbiamo premere il pulsante che c'è là in alto. Il secondo diamante e abbiamo anche ottenuto una veste e soprattutto due pozioni che ci sono molto utili, molto molto. Allora, ma lo stregone non sapeva che il re si era preparato. Ah, quindi il re non si è fatto cogliere con le brache calate, come si suol dire. Aspettate, proviamo. Allora, facciamo una cosa alla volta. Di pozioni ne abbiamo. Meglio usarne un paio, così ristabiliamo la vita. Poi, tunica da chierico abbiamo preso. Vabbè. Ma a noi serve questa, che amplifica, che potenzia la capacità di salto. Così dovremmo riuscire a raggiungere quella sporgenza. Eccoci qua. Allora, ah, il terzo diamante. Dove è finito? Eccolo qua. Area segreta. E abbiamo preso una pozione. Qui non c'è altro. Possiamo proseguire, dai. Aspettate che rimetto l'armatura, però. Il re si era preparato, è stato astuto, fermo. Dai, dai, cadi. Ce n'è un altro. Ok, lì c'è la porta. Dai, dai, cadi. Ok. Ecco, questa cosa non mi piace neanche un po'. Cos'è quello strano simbolo? Ah, siamo nella sala del trono. Ok. E qui? Eccolo qua. Allora, ehi tu, soldato. Detesto quei ragni. Mi hanno fatto ritardare. Quello stregone mi ha chiusa qui. Non ho visto il re. Neanche l'ombra. Perché il re si era preparato. Sta succedendo qualcosa di strano. Sbrigati, trova il modo di farmi uscire da qui. Va bene, non ti scaldare tanto, che sono uno solo. Allora, prendere a martellate, la barriera non serve. Dovevo provare. Eccolo lì, io lo sapevo. Io lo sapevo. Vabbè, vai, vai, colpisci, colpisci finché si può, colpisci. È un'anima perduta di Doom, questa. Non ne vedevo una da anni. Cosa diavolo ti prende? Ma guarda, cosa mi prende? C'è un teschio volante che sputa fuoco e che mi insegue
Cosa mi prende? Guarda, sono uno contro questa bestia. Dimmi tu cosa mi prende? Sto lanciando martelli a destra e a manca. Tutto per tirarti fuori, vero? Cioè, non è che lo sto facendo perché mi di così per divertimento. È che dobbiamo capire dov'è finito il re e soprattutto dov'è finito lo stregone. E soprattutto io vorrei sapere che razza di creatura era questa. Perché in questo momento stiamo vedendo la testa. Però là c'è anche il corpo, quindi io non vorrei che dopo il corpo prendesse vita e iniziasse a martellarci in testa. Però vedo anche che il teschio sta diventando rosso, quindi più lo colpiamo. Ok, praticamente gli stiamo facendo perdere vita. Lo stiamo danneggiando per bene, altrimenti non mi spiego come mai cambia colore. Ho preso una palla di fuoco in faccia. Ecco, cioè io ragazzi non vorrei che poi si animasse anche il corpo e fossero cavoli amari, cioè ho corso fino a quando non mi ha raggiunto la sfera di fuoco, va bene. Dai, tieni. Ormai dovrebbe essere al limite. Eccolo lì. Oro. Pepite d'oro. Killer di demoni. Obiettivo sbloccato. E cosa abbiamo ottenuto anche? Aspettate che guardo. Ah, l'anello. L'anello. Vediamo cosa fa. Aumenta il salto, aumenta la velocità, aumenta la potenza d'attacco della spada. Allora cambiamo arma. Io qui una spada ce l'ho, spada nobile. Vabbè, cala leggermente l'armatura, però aumenta di molto il danno. Quindi proviamo a tenere la spada adesso. Va bene. Oh, eccola qui, l'abbiamo liberata. Dove hai imparato a combattere così? Sapessi, anni di esperienza. Di certo non fa parte dell'addestramento dei miei soldati. Addestrali meglio. Devi essere un forestiero. Wow, che arguta. Ad ogni modo, dobbiamo scoprire dov'è il re. Ma guarda, sono 6-7 episodi ormai che sto cercando di capire dov'è il re. Penso che dovremmo andare all'oracolo nella foresta oscura. Forse può aiutarci. Troviamoci all'uscita sul retro del castello. Adesso vai. Va bene. Fine del livello 1.10 e con la fine del livello 1.10 termina anche questo episodio. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, trovate il link come sempre in descrizione. E noi ci vediamo più avanti con l'episodio numero 8. Ciao a tutti!